Il lavoro di ricerca è stato sviluppato in due fasi. La prima ha riguardato il raggiungimento dello stato dell'arte dei dispositivi studiati e la seconda lo sviluppo e l'ingegnerizzazione dei dispositivi al fine di incrementarne l'efficienza di conversione. Le celle di SSC o di Grezel sono dispositivi fotovoltaici ibridi che mimano il processo di fotosintesi. Questi dispositivi sono costituiti da due vetri conduttivi che fungono da elettrodi separati da uno strato di titania semitrasparente, dal materiale attivo e dalla soluzione elettrolitica. Il materiale attivo è costituito da un colorante che trasferisce elettroni alla titania in seguito all'assorbimento di un fotone. La soluzione elettrolitica ha il compito di rigenerare il colorante ossidato in modo che il ciclo possa ripetersi indefinitamente. La titania è sintetizzata con processo Sol-Gel e crescita solvotermale. Con queste tecniche sono state ottenute differenti tipologie di nanoparticelle che svolgono ruoli differenti nel dispositivo. La stesura del film nanostrutturato è realizzata con tecniche differenti, come la spray pyrolysis, lo screen printing e il deep coating. La combinazione di queste tecniche ha consentito di raggiungere efficienze superiori al 10%, che rappresentano lo stato dell'arte per questo tipo di tecnologia fotovoltaica. La modifica del film nanostrutturato è eseguita inglobando all'interno della matrice di titania delle nanoparticelle d'oro. La presenza dell'oro comporta un aumento della corrente fotogenerata dovuta all'effetto di risonanza plasmonica tra nanoparticelle di oro e colorante e un aumento della tensione di circuito aperto dovuta all'abbassamento dell'energia di Fermi della titania. Tale modifica ha consentito il raggiungimento di un'efficienza globale di conversione superiore al 15%, paragonabile all'attuale tecnologia basata sul silicio policristallino e si attesta a livelli record di efficienza per dispositivi fotovoltaici di tipo DSSC.